Vi ricordo di lasciare un like, perché se riusciamo ad arrivare a 1000 mi piace, questo casco lo indosserà lui e lo porterò dietro la mia moto e farò una guida più spericolata, nei limiti ovviamente della sicurezza possibile, con lui dietro, e sentiremo cosa ne pensa passando da un ciao a un 800. Parentesi, o caga della moto, quindi esatto, farà... Volete sentirlo urlare e bestemmiarmi contro? Sì. Lasciate un like. Sai cosa farei? Mi indosso il tuo casco e faccio i parari a caldo. Una reaction! Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi non guiderò io, ma guiderà un mio amico. Saluta! Ciao ragazzi! Solo in alto a destra c'è sempre la differenza tra un ciao Piaggio originale e elaborato. Questo mio amico ha questo ciao Piaggio completamente originale che fa i 45 all'ora e ora proverà il mio ciao elaborato. Se vedi i poliziotti, spegni tutto. Spengo. Ho finito di ravvaltarti. Non si accende più. Ok. Ma non frena giusto sto ciao. La maggior parte di voi saprà già che questo video era in programma, perché mi seguite su Instagram. Link in descrizione, vi lascio il nickname qui sullo schermo. Andate a seguirmi per restare sempre aggiornati. Ciao Alan, buona fortuna. Grazie. Tacchiamo bene. Scoppietti violenti. Ok ragazzi, proviamo la bestia. Dio, porca troia. Allora, non frena. Dio santo se non frena. Allora, innanzitutto devo dare peso in avanti, perché buca, perché sto coso si alza che è una meraviglia. Per guidare un ciao elaborato non potete pesare 20 kg, perché se mi tiro un po' indietro sento le ruote alzarsi. Adesso siamo ai 70 e tira anche un po' di vento, quindi faccio fatica a tenermi sulla carreggiata destra. Allora, pareri a caldo. A parte il rumore, che è nettamente diverso come avete visto nello scorso video, questo ciao, se noi partiamo da fermi, ok, adesso vi faccio vedere. Il mio è un'accelerazione molto lenta, ok? Molto lenta. Rispetto a uno scooter riusciamo a prenderlo in accelerazione, però questo qui elaborato, cioè nel giro di pochi secondi raggiunge già i 45, vediamo se riesco. Ecco, siamo ai 50. Quanto sarà passato? 3 secondi? Cioè, è una sborada sto ciao qua. Uno specchietto, il mio ne ha due, perché dopo che ho fatto un incidente ne ho voluti mettere due. Ma a parte il livello estetico, Dio, troia, puttana troia, Ci si diverte molto. Io non l'ho voluto modificare perché, a parte la grande spesa di soldi, a me piace il vintage, quindi tenerlo originale per me era una scelta di stile anche. E devo dire però che se vi piace sgasare, far vedere chi comanda sulla strada, ok? Un ciao elaborato dalle pappe a qualsiasi scooter, ve lo dico, ok? Perché io non ho mai guidato una roba del genere. Ho guidato la moto di Simone, ho guidato gli scooter dei miei amici, ma una roba del genere è così potente, perché potente è la parola giusta da dire, ok? Cioè è unico nel suo genere, è unico nel suo genere. Immaginate di stare su una bici e andare ai 70 orari. E voglio dire un'altra cosa, che io non me ne intendo, tutto quello che ha parlato Simone nello scorso video, mi non capivo una sega, perché non sono mai stato, oltre che appassionato, cioè a me piace guidarle, non è che mi metto lì marmitta, pulini, bla 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 bla, cioè io non le so ste robe. Sgasiamo un po'. Io non sono capace di fare ste robe, cioè non saprei neanche metterci mano. Ovviamente, a differenza del mio, consuma un sacco, perché Simone ha fatto il pieno prima di partire e sarà a metà serbatoio, io ero ancora praticamente pieno. Consuma un sacco, ma se non avete problemi di consumi, ok? Perché io ho anche un po' di problemi perché abito distante da una pompa di benzina. Vi divertite un sacco. Vibro un sacco. Ecco, un'altra differenza rispetto al mio è che vibra, che sento tutti i piedi, Dio santo mi trabalto,
Adesso salutiamo Simo. Voglio sentire com'è il clacson. Anche nei pedali si sente tutta vibrazione. Nel mio sembra di stare in un hotel 5 stelle, voglio dire, sopra la sella. La sella però è comoda, anche ad alta velocità la sella è molto comoda e devo dire che la differenza per quanto, cioè non è che si scivola rispetto al mio, no, anzi devo dire che si sta davvero bene. Ecco, cioè per il resto in realtà se vi piace, ovviamente non lo consiglio per un livello soprattutto di disturbo, perché qua anche sto vecchietto qua mi ha guardato da culo, non vi consiglio di usarlo dove si abitate in posti molto abitati, perché sentite il casino che fa. Se adesso stiamo girando questo video sono le 10:30 di mattina, però siamo usciti presto, voglio dire, quindi ha un livello di disturbo alto, mentre il mio potete usarlo tranquillamente. Mi ricordo Simone mi ha raccontato che era venuto a scuola in Ciao. Immaginate cos'ha, ok? Immaginate cos'ha sotto. Allora, immaginate per cosa è stato progettato, ok? Fare i 45 km orari in qualche stradina, ok? Originariamente ricordiamo che è vintage il Ciao, quindi è di un'epoca diversa. E noi lo buttiamo in strada con tutto quel mostro di roba che ha sotto le scocche, sotto questi plasticoni qua. Ma voglio provare a levare questo Ciao qua, perché io faccio fatica a tirarlo sul mio, ok? Sono leggero e non ho forza, ma questo sento che ce la posso fare. Simone riderà di me perché probabilmente mi ribalterò, ma almeno non riesco, ci provo di nuovo. Ho anche un po' paura, devo dire la verità, perché avrei dovuto almeno imparare a levare quel mio per provare a levare questo qui. E dai, cazzo, niente, mi parte la ruota. God damn, mi sto divertendo un sacco, ragazzi. Madonna, se faccio un frontale a sta velocità ci rimango secco, ecco appunto. Però mi sto divertendo, ragazzi, se avete la prudenza e se sapete guidar bene, fatelo, mi sto esaltando un sacco. Adesso devo fare un altro giro dove mi esalto, perché puttana. E il bello è che non le conosco queste strade, quindi devo stare molto più attento. Risalutiamo il nostro amico. Dio santo, le buche. No. Puttana, non mi fermo, sono stupido, non freno. Esempio di vibrazione. Lo specchietto prima non era così, io adesso vedo il mio petto, ok? Dovrei vedere tipo la strada. Quindi vibra un sacco. Vabbè, torniamo da Simo che ci sta aspettando, poveretto, lui si è fatto la passeggiatina nei boschi. Però ragazzi, mi sono esaltato un sacco. Mi ho consumato tutta la benzina, mi sa. Ah Simo, non hai idea di che bello è girare questo coso qua, no? Mi sono stradivertito. E perché più che altro è che non te l'aspetti, no? Non te l'aspetti che possa andare così. Poi vibro un sacco perché mi sono ritrovato tipo lo specchietto così, ok? Però vabbè, cioè ci sta, voglio dire, per andare a campi. Sarebbe da provarlo in fuori strada. Cioè rispetto a quello lì, adesso io quando tornerò a casa da qua mi sembrerà di stare su, di andare a piedi, di andare più veloce a piedi. Dai un voto a questo Ciao da 1 a 10. Un voto da questo Ciao? Non vai clacson? Perché non vai clacson? Si che va? Io ho provato a far suonare il clacson. Benissimo, fa molto più rumore il motore. Vabbè. Allora, voto. Allora. Cazzo, io volevo fare il vigile, ti avevo messo fuori la paletta perché ti fermassi. Sei andato dritto. Divertimento assolutamente 10, perché vi divertite un sacco, soprattutto che siete con amici, ok? E soprattutto se avete sempre guidato robe del genere o cose che non fanno, che non urtano così tanto, perché il bello del Ciao elaborato è che non te lo aspetti. Non ti aspetti che possa spingere così tanto in strada, ok? Simone ha fatto un bel lavoro, ha fatto un ottimo lavoro. Difetti ne ha di più un Ciao originale, perché in realtà quando
Perché ha più difetti un Ciao originale in realtà? Cioè io mi trovo meglio a guidare sto qua che quello lì, ma non perché va più veloce. Vibrazioni, un sacco. Penso che siano la parte più... Non mi fai concentrare! Critica, diciamo, ecco, di un Ciao elaborato, perché anche mentre andavo sui pedali si sentiva molto, cioè ti grattava il piede, ok? Si sente moltissimo una vibrazione. Immaginate, poi le buche, vabbè, a una velocità così, con questi come ammortizzatori, lasciano stare. Soprattutto quando beccavo le buche, saltavo almeno mezzo metro dalla sella. Questo tiene fermo questo, vedi, è staccato quasi. Ah sì, che l'avevo provato l'Asia, sì. Che si era smontato tutto, sì. Ecco ragazzi, altra cosa. Dovete aver tutto bello fisso, perché Simone qua perde tocchi per strada. Se dovessi montare quello che ha questo Ciao sul mio, che è già mezzo desfatto, perché guardate il carter, adesso lo faccio vedere. Ok, se quello che c'è là sotto dovesse essere montato qua, tutti i pezzi che ricoprono gli organi interni di questo motorino salterebbero via nel giro di 10 secondi. Rispetto a un Ciao originale, beh, quella là è una bestia, cioè non è più un Ciao quello là in realtà, solo quella scritta là che c'è scritto Ciao, ma non è un Ciao. Quanta benzina ha? Ok, siamo poco più di mezzo e l'aveva impienato. È pieno! È pieno! Non finisce mai! È infinito! Questo non beve niente, ragazzi! È sempre pieno! No, non so, cento... Ok. Questo canale verrà soppiantato da Alan, vediamo come se l'è cavata. Da cui... Adesso vado a dargli le pappe, cazzo. Lasciate like a questo video se vi è piaciuto, seguite Simone su Instagram, lasciate un commento su cosa ne pensate di questo Ciao. Se, come abbiamo detto inizio video, se volete vedere come è stato elaborato e il prezzo, andate a vedere il link che lascia in descrizione Simone in alto a destra. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao. Non so se l'ho centrato.